Buongiorno, sono Laura Antichi, vi voglio oggi presentare Steller per creare delle brevi digital storytelling. Si collega al sito steller.co e dovete creare un account. Steller è disponibile per la creazione con le app tanto di iOS che di Android, e qui avete nel sito proprio la possibilità di scaricare queste applicazioni. Adesso andiamo a vedere un po' le caratteristiche generali dell'applicazione da mobile. Come vi dicevo, Steller è un visual storytelling app e serve per realizzare dei brevi racconti, delle brevi presentazioni, delle brevi recensioni, utilizzando anche foto e video. Quando utilizzarle nella didattica? Quando si vuole, ad esempio, fornire agli studenti un breve lesson, quando si vuole fare un tutorial. Durante un'attività di outdoors, durante una visita guidata, durante una mostra, per una riflessione, per una checklist su un argomento, per inviare un programma, un manifesto, un invito, per un biglietto di appunti, per raccontare impressioni. Funziona con i dispositivi mobile, quindi si va a scaricare l'applicazione per iOS o per Android. Si registra, come vi dicevo prima, un account e poi si va a creare la storia sul proprio tablet o smartphone. Si può accedere alle storie pubblicate dagli altri utenti che sono divise in collection e che possono essere seguite e commentate. Si possono dare anche i like. Interessante questa funzione del proprio del commento, perché rende interattiva l'applicazione e rende vive le interazioni tra docenti e studenti e tra studenti e studenti. Le storie possono essere pubblicate e condivise, c'è una funzione interessante di embed nei siti. Per creare la storia si sceglie un layout, si usano immagini e o video, si aggiungono pagine di testo significativo che descrive quell'immagine o quel video o chiede agli studenti di fare determinate cose. Quindi ora andremo a vedere come funziona l'applicazione sull'iPad. Questo è Steller, come appare sul mio iPad, e vedete che nell'interfaccia mi propone le storie di altri autori. Io voglio scrivere una storia, quindi vado sul più in basso e vedete che ho a disposizione una serie di file multimediali, video e immagini che posso utilizzare. Ne voglio creare comunque voglio creare un video e clicco su video. E vado in registrazione. Questa è una registrazione di prova. Clicco su stop, Vado in clicco su registrazione. avvii video. Ho cliccato su usa video e vedete comparire la registrazione che ho fatto. Vorrei ora anche registrare una lesson. Di nuovo clicco sulla macchina fotografica, rivolgo la telecamera verso me stessa e clicco su video, registra. Ecco, questa è una lezione di prova. Interrompo, usa video. Registra,
Ecco, questa è una lezione di prova. Ecco, e voi vedete che anche questa registrazione è comparsa. Voglio usare questa registrazione che ho fatto per fare un alesso e faccio importa in alto. Mi chiede di scegliere tra i layout disponibili. Scelgo il classico e poi con il più aggiungo una pagina, text page, e anche qui mi chiede di scegliere un layout. Scelgo il paper, il primo, e su questo darò una descrizione, scriverò un testo. Posso, ecco. Ecco, cancello questo testo e scrivo il mio. Mi limito a scrivere in rosso, scegliendo il colore. Ciao. Ok, invio. Ok, e clicco su fine. E quindi ho creato un'altra pagina. Vado in, se, faccio save. Vado a vedere la bozza e Ecco, vedete questa è una che ecco lezione di prova. con la pagina. Potrei aggiungere sempre con il più quante Questa è una pagine lesson di mi sono prova. indispensabili per la descrizione. Andando ora sulla bozza in modifica, storia, ok, vado a vedere l'anteprima e con l'anteprima Ecco, faccio questa è una lezione publish di e prova. quindi pubblico la mia storia, publish your story, caricamento della storia e mi dice ora che posso condividere, pubblicare in Instagram oppure condividere in Twitter, Facebook, Pinterest e con altro mi dà la possibilità di salvarlo in Dropbox o altro. Vedete? Ok. Ecco, finish, fine. Non ho condiviso in questo momento. E questa è la presentazione di Steller. Da valorizzare in Steller la possibilità di poi mettere, come vedete, il like alla storia una volta che è pubblicata Questa è sui una lesson di social. prova. Ecco, la possibilità di aggiungere anche dei commenti e quindi delle interazioni interessanti con gli utenti o quelli che vedono la storia. Concludendo, Steller è uno strumento molto utile e interessante dalla parte degli studenti, dei docenti, per produrre brevi video lesson, dei report di attività per la classe, per realizzare tutorial, per dare delle istruzioni su quello che c'è da fare, per porre questioni. Da valorizzare quindi la possibilità, come vi dicevo, di commenti e di feedback e di permettere quindi la formulazione di domande. Dalla parte degli studenti le attività con Steller possono essere di creazione di uno Steller per illustrare sempre un'attività, una presentazione ed altro. Sempre che gli studenti possono accedere in base all'età alla creazione di un account. Per gli studenti più piccoli Steller è un'applicazione da fruire come prodotto del docente e possono
comunque rispondere ai video o alle presentazioni che vengono fornite. Buonasera.